Benvenuti dal Frusciante in via Magenta, Videodrome 85 a Livorno, come al solito. Questa volta torniamo a fare un Frusciante al cinema, incredibilmente doppio, Frusciante al cinema doppio, con i due film italiani che più mi hanno colpito alla Festa del Cinema di Roma. Quindi partiamo subito con il primo, non ve li svelo ora, ma li vedrete già scritti nel titolo, ma comunque partiamo col primo, che è una bella commedia italiana, incredibile ma vero. Film indipendente che ho avuto la fortuna di vedere in anteprima a Roma, che spero sia distribuito in tantissimi cinema perché è un film che merita veramente. Il titolo è Metti una notte, scritto e diretto da Cosimo Messeri, che lo interpreta pure. È la storia di Martino, un entomologo, sì, che dalla Svizzera, per una crisi d'amore, torna a Roma dall'amato zio. E l'amato zio però gli dice che dovrebbe fare la sera stessa la babysitter a Linda, a questa bambina, perché i suoi genitori vanno a giocare con lui a un gioco da tavola. E quindi è la storia di lui, questo nostro Martino, che va appunto a casa di questa bambina Linda, bambina molto, diciamo così, divertente, una bambina molto sveglia, e ci trova però anche insieme la nonna della bambina, ovvero Lulu. E da qui è un viaggio allucinante. Perché? Perché mentre lui sta facendo da babysitter, cosa fa? Riceve una telefonata da Thea, una ragazza che aveva incontrato nello stesso pomeriggio e che era su una sua fiamma di quando era ragazzino. E questa Thea gli chiede praticamente aiuto, gli dice di fare determinate cose durante la notte per cercare di tirarla fuori dai guai. Quindi lui prende la nonna Lulu e la bambina Linda e parte in questo viaggio notturno per una Roma stratosferica per cercare di portare a casa, diciamo, il risultato e avere l'amore perso di questa Thea ritrovata. La trama ve l'ho raccontata così, non vi voglio sputtanare più di tanto di quello che succederà, perché il film non è ancora uscito, è un film che spero che uscirà alla grande. Allora, finalmente mi sono trovato di fronte a una commedia italiana intelligente, sofisticata in alcuni punti, leggera, con dei tocchi assurdi. Perché, allora, partiamo da capo. Prima di tutto partiamo da Cosimo Messeri, che è giovane, dirige benissimo e soprattutto interpreta questo personaggio fantastico. Questo Martino è un personaggio eccezionale, educatissimo, perfetto nel suo parlare, è fantastico, un po' retro, che si trova in questa Roma così notturna, felliniana, a dover girare per mezzo a facce e personaggi assurdi per dover aiutare quella che poi si risolverà forse non essere nemmeno la fiamma che lui pensava poter essere. In tutto questo poi viene aiutato anche da una bravissima Cristina Capotondi, incredibilmente, che recita la parte della babysitter che non c'era quella sera perché era già a giocare a pallavolo, che appunto vestita a pallavolo tutto il film, gli darà anche lei una mano al nostro Martino. Quindi questo Martino è un personaggio fantastico, a metà fra un personaggio di Woody Allen e un Buster Keaton, cioè fra il cinema muto e il cinema. E in più il film è costruito con una narrazione veramente sottile, un humor leggero ma forte, una satira interessante anche della città e anche delle sue contraddizioni. Ma quello che convince sono poi i personaggi, perché come ho detto abbiamo per la prima volta una bambina che non uccideresti, cioè una bambina che ami, la ami tutto il film. Mamma mia, incredibile. Poi è un film fatto sì di tante parole, ma anche molto di scene, molto di una regia pacata, posata, che riesce a dare proprio la sensazione di quello che il regista voleva trasmettere. Un certo tipo di leggerezza senza però abbandonare la concretezza e la sostanza di un film che di sostanza ne ha. Un film poi assurdo, perché si ispira per me a Fuori Orario, a tutto, addirittura a Scorsese, a Tutta una notte di John Landis, un film per niente volgare, anche quando esce le volgarità sono utilizzate in maniera intelligente, non è che la scurreggia il router culo di fuori, è proprio una sequenza di personaggi, anche quelli di secondari, diciamo così, dal buttafuori ai due diciamo così che devono riscuotere i soldi, a cui uno li fa fare un impacco con la ricotta in testa per fargli ricrescere i capelli, una scena delirante, così come è fantastica la scena iniziale dove lui si deve fingere handicappato per forza. Un film incredibile in questo senso, una corsa dietro l'altra per recuperare delle cose che forse neanche serviranno, ma quello che colpisce del film poi è anche la sua surrealità, il suo anche essere felliniano, come ho detto, perché per esempio c'è Marco Messeri, padre di Cosimo, che recita una parte fantastica di questo illusionista che deve portare praticamente loro in questo posto dove troveranno la nonna che è scappata con la macchina, in una scena delirante che non vi sto che dire, insieme a un grandissimo gallo che fa l'ultimo New Romantic.
incredibile, un film pieno di idee, che certo è un'opera prima, magari soffre di qualche leggerezza di troppo, ma un film però che è incredibilmente forte, lascia una sensazione di piacere enorme dopo averlo visto, un film che colpisce da ogni angolazione, riesce a essere sentimentale senza essere mieloso, palloso, riesce a essere divertente senza dover cadere per forza nella macchietta, riesce a essere surreale perché, come detto, tutta la scena di Messeri che li porta in questo posto dove fanno gli spettacoli sperduti nel niente, ha veramente qualcosa di felliniano, ha veramente qualcosa di un cinema che ormai sembrava perso in Italia. E questo Messeri va aiutato, questo film va visto, perché è un film incredibile sotto questo punto di vista. La recitazione, c'è una grandissima Amanda Lear che fa Lulu, che sembra nata per essere in quel ruolo, è perfetta, è grandioso, un personaggio anche quello in realtà scritto perfettamente, ecco, questo film ha dei personaggi scritti in maniera bella, onesta, senza usare trucchetti, è un film che si basa anche sul modo di porre davanti allo schermo determinate situazioni come l'amore mancato o altre cose importantissime nella vita di ogni uomo. Quindi dicevo, prima che passasse l'ambulanza, un film veramente bello, indipendente poi, questo mi piace, è fatto con pochi soldi ma con tantissime idee, come ho detto, idee che non vi voglio svelare perché è un film che va visto, un film che vi prego di andare a vedere al cinema, perché se non supportiamo questo tipo di cinema, di commedia italiana, ci ritroveremo sempre a Checco Zalone e a quei montaggi di merda e dei film di Dede Vanzina. Bisogna per forza che questo film abbia una cassa di risonanza valida, primo perché è un bel film, secondo perché un film come in Italia non se ne fanno più, e terzo perché potrebbe davvero essere una di quelle scintille che fanno rinascere un certo tipo di cinema italiano per il quale eravamo famosi in tutto il mondo. Un film, come ho detto, quindi delicato, intelligente e che naturalmente vive al 50% per la bravura di Cosimo Messeri e per la scrittura di questo personaggio Martino, che a me è rimasto veramente nel cuore come un po' tutti gli altri personaggi. Il finale, tra l'altro, dove le parole non servono più, è veramente gradevole e forte. Quindi che dire di più, auguro a Cosimo Messeri un futuro enorme nel cinema, lo auguro anche alla bambina, la quale non so il nome purtroppo, che è bravissima, lo auguro ai produttori giovani che si sono messi a produrre questo film, scritto, come ho detto, benissimo, diretto per essere poi un'opera prima con un buon polso, e soprattutto che lascia spazio ai personaggi che passano dal credibile al grottesco senza mai però disturbare lo spettatore che viene affascinato da questo strano mondo notturno di una Roma probabilmente inesistente, ma che esisterà nel mio cuore per un po', perché il film mi ha davvero lasciato qualcosa, è un film che ho visto volentieri e che avrei rivisto subito dopo, quindi non vedo l'ora che esca al cinema per andarmelo a rivedere un'altra volta al cinema, ma intanto ne ho parlato brevemente in questo crescente al cinema perché non doveva passare inosservato, quindi fatelo uscire, pompatelo e andatelo soprattutto a vedere chiunque mi segua, perché questo è un film veramente che merita tanto, come merita tanto Cosimo Messeri, perché è veramente un regista di talento e un attore di talento che potrebbe dare un bel po' al nostro anemico cinema italiano. Allora, il secondo film che mi porto nel cuore veramente da Roma è di Daniele Misischia, è un horror con infetti incredibile in Italia, si chiama In un giorno la fine, prodotto da Manetti Bros e da Rai Cinema, distribuito dalla 01, questo credo di essere sicuro, da gennaio febbraio ai cinema, è un film bellissimo secondo me. Allora, partiamo dalla trama come al solito. È un giorno come un altro per Claudio, imprenditore che ha una ditta gigantesca, uomo senza cuore che sta andando al lavoro, si sta facendo i cazzi suoi. Mentre va al lavoro è in ascensore, l'ascensore si blocca e inizia a dare dei problemi. Mentre però lui è in questo ascensore si rende conto che qualcosa all'esterno non sta funzionando, perché riceve delle strane segnalazioni sia da quelli che lavorano con lui, perché lui rimane bloccato in questo ascensore e riesce a aprire solo un pezzettino e non vede altro che un corridoio di un piano, però è in collegamento con la moglie un attimo al telefono e poi col telefono riesce a vedere quello che sta succedendo fuori, ovvero un'epidemia che sta deflagrando il genere umano, trasformandolo in bestie rabbiose con voglia di sangue di ammazzare tutto quello che cammina.
Quindi questo Claudio è dentro l'ascensore, che cerca di uscire dall'ascensore, che però in realtà è il suo unico modo per cui rimanere in vita, perché rimanendo chiuso nell'ascensore questi infetti non possono entrare. La trama è più o meno questa, e poi lui che deve cercare di uscire, deve cercare di capire come sta succedendo le cose e tutto il resto. Scritto con Cristiano Ciccotti a quattro mani da Daniele Misis, che è lo stesso regista, il film è interpretato nella parte di Claudio da Alessandro Roia, che abbiamo avuto modo di apprezzare tantissimo in Song Napoli e De Manetti Bros, il film è meraviglioso. Che qui appunto interpreta con un bel brio, un bel piglio questo personaggio cattivissimo e stronzissimo, perché questo Claudio è veramente un pezzo di merda, perché è veramente una rivista, una merda che tradisce la moglie e maltratta i sottomessi, gli inferiori, per dirla alla Fantozzi, un vero pezzo di merda. E qui c'è la parte romeriana in realtà del film del Misischia, che nessuno forse ha accolto, la parte sociale e politica. In realtà Misischia preme sul pedale per far cambiare questo personaggio, perché la sua crudeltà in realtà è quasi più forte della crudeltà di questi infetti ormai fatti distrutti. Il suo modo di vivere è terrificante, anche questo perché è un uomo che pensa solo ai soldi, pensa solo al successo, pensa solo a se stesso, un edonista di quelli più schifosi del mondo. Quindi Daniele, il Misischia, riesce qui già mettendolo all'interno di una mega industria a far capire qual è il suo punto di vista sociale e politico. Ma poi quello che interessa è il genere, perché il film è una bomba. Cioè, riuscire a tenere la tensione all'interno di un'ora e 40 di film, quasi tutto per l'80% ambientato dentro un ascensore, non è da tutti. L'idea, come alcuni dicevano, non è originale, vabbè, l'idea non è originale, l'idea è originale, perché io film con gli infetti con un'ora rinchiuso nell'ascensore non l'avevo mai visto. Ho visto altri film con gente rinchiusa nell'ascensore, il diavolo, ma qui si sta parlando di una cosa diversa. Poi il film è veramente interessante per come costruisce appunto questo personaggio. Roia, secondo me, è molto bravo, non è vero come hanno detto alcuni critici, che ha caricato, non è assolutamente, in parte perfettamente riesce ad essere credibile, sia quando è uno stronzo, sia quando comincia a redimersi, sia quando non sa più che pesci prendere in realtà. Poi abbiamo un grandissimo Camilli nella parte del poliziotto che gli vuole dare una mano. Il film è una bomba veramente, una bomba prima di tutto perché il trucco degli zombie, chiamiamoli zombie ma anche se non sono infetti, è perfetto, è bellissimo, quegli occhi rossi, quelle facce gialle, proprio un trucco quasi anni 70. Alcune atmosfere è vero che ricordano un film come 28 giorni dopo di Boyle o altri, ma che sono inglesi, faccio presente, non è un'americanata, quindi questo per chi ha scritto o detto che si rifà al cinema americano, col cazzo. Daniele gira in questo film un film italianissimo, secondo me, e questo è il punto. I personaggi, i caratteri sono scritti in maniera veramente italiana, cioè non so come farvi capire, la stagista è descritta in maniera italiana, il modo di vivere, il modo di comportarsi all'interno di questa grande azienda è puramente italiano, il modo anche suo iniziale di comportarsi con l'autista è veramente l'Italia. La Roma che vediamo è la Roma che dobbiamo vedere. Ci sono alcuni che hanno detto non si vede Roma, ma che cazzo vuol dire? Si vede Roma all'inizio e si vede Roma alla fine, si vede quando va vista. Il film è incentrato su ben altro, ed è incentrato in realtà su un personaggio e sul suo cambiamento, derivato appunto da una situazione di così forza. Ma il film è splatterosissimo, funziona benissimo, gli effetti sono praticamente tutti analogici, il digitale quasi non si vede. Daniele Misischia fa oltretutto un cameo divertentissimo, il regista stesso. Il film poi, essendo strutturato con lui che ha bisogno di parlare con persone sempre fuori dall'ascensore, è anche molto interessante per come si rapporta con i personaggi con i quali si era rapportato prima dell'infezione. Le ripetute riprese del Misischia sulla rampa dell'ascensore esterna vuota, sull'interno dell'ascensore, sono bellissime, sono sempre messe al punto giusto per cercare di creare la giusta tensione. Tutti i movimenti di macchina sono perfetti, la macchina a mano è usata quando deve essere usata, il piano sequenza quando deve essere usato. Daniele Misischia dà un'idea di un talento a livello di operatore, a livello di regia, incredibile, che in Italia si vede rarissimamente. Io un talento così nell'oro che ancora quasi non l'ho visto, che sia arrivato soprattutto ad avere una produzione decorosa e da rifiutare nelle sale con la 01. Un film che vive proprio anche dei suoi piccoli difetti, che ci devono essere, perché il cinema di genere vive anche della scopiazzatura, che non è mai tale se inserita in un contesto diverso, se no allora tutti i film romeriani hanno copiato da Romero. No, è la logica che viene copiata, ma l'intento di Daniele Misischia è quello di raccontare una storia di un personaggio odioso che
verrà cambiato esclusivamente dalla mostruosità che il mondo esterno gli porrà nel muso in 15 secondi, da un momento all'altro. Poi il film è veramente ansioso, ti mette in paranoia, c'è la tensione, è teso al punto giusto, violento al punto giusto, è scritto con dei dialoghi credibilissimi, un audio fantastico, delle bellissime musiche che non rompono il cazzo, e come ho detto degli effetti enormi ed un finale che colpisce. Sia perché vuole essere chiaramente, e non dico a cosa, una citazione in realtà per me più al Giorno dei Trifidi, poi ognuno ci vedrà quello che gli pare, e soprattutto un finale sì romeriano ma divertente anche, come è divertente in alcuni punti anche il film, perché il film nella sua cattiveria ti fa anche sorridere questo Claudio, personaggio, ripeto, stronzissimo, ed è questo già che mi piace. Cioè, in Italia non si osa mai un personaggio sotto i 40 anni, questo è un uomo di 40 anni, stronzissimo, e protagonista dentro un ascensore con degli infetti fuori, ma che cazzo volete di più in Italia? Cosa volete di più? Questo è un film che dobbiamo andare a vedere in massa, cioè deve incassare milioni di euro, perché a questo punto questo è veramente uno dei film che può davvero far rinascere l'horror italiano, perché questo film è un film che arriverà al pubblico di tutte le età, che amano i film post-apocalittici, che amano i film di zombie, che amano i film di infetti, che amano i film anche polizieschi, che amano i film violenti, che amano i film sociali. Questo è un film che andrebbe visto da tutti, un film potentissimo. Anche questo non vedo l'ora di rivederlo, di riaverlo, di rivederlo, di avermi il mio bel Blu-ray, perché è un film che se riesce a sfondare, cosa che io credo sia possibilissima, potrebbe portare alla luce anche altri registi bravissimi come Daniele, come Domiziano, come Ivan Zuccon e come Simone Erbara, del quale in realtà Camilli sarà protagonista del prossimo insieme a Francesco Braschi, Cattivo Sangue, che anche questa in lavorazione sta per uscire, un altro noir indipendente di Simone Bar con attori giovani. Quindi che cosa posso dire di più? In Un Giorno alla Fine è proprio il film che può far nascere quella scintilla nei produttori e dire: ma perché non diamo i soldi, qualche soldino, e tiriamo fuori un po' di cinema di genere anche italiano, così che, per mia teoria, il film di genere riesca un'altra volta a far rinascere anche autori come Daniele Misischi, appunto, che dal genere possono passare anche a una cosa meno di genere e far rinascere anche un cinema italiano completo, che non sia fatto solo di stronzate tipo Perfetti Sconosciuti o cazzate, come ho detto sempre, di commedie merdose che non fanno altro che mostrare stronzi che trombano fie, non fanno un cazzo, che scorreggiano, che ruttano, è veramente la fine. Quindi che vi posso dire di più? In Un Giorno alla Fine è un film notevole, che è andato a London Fright Fest, mi pare, ed è stato acclamato, che a Roma è stato piaciuto moltissimo, ha avuto anche recensioni negative e positive, ma da parte mia è un sì totale, perché un film del genere che appassiona, che non perdi un minuto, che non vedi l'ora che succeda le cose, che ti attacca allo schermo, girato all'80% dentro una cazzo di cabina di un ascensore, significa solo una cosa: talento enorme nel regista, perché il regista dimostra veramente di saperle fare tutte. Tutta la fotografia è notevole, il montaggio è perfetto e anche gli attori comprimari, come appunto il Camilli, se la cavano egregiamente. Quindi un plauso a Ciccotti e Misischia per averlo scritto, un plauso a Manetti per averlo prodotto, perché questo Un Giorno alla Fine è veramente il film che aspettavo. Finalmente un film che può competere con quelli americani, Stranieri e noi, e non sono assolutamente d'accordo, perché questo non è con altri critici, questo non è un film che deve competere con It, non è un film che deve competere con i mega blockbuster. È la differenza fra il nostro cinema e quel cinema lì, è che questo film, a differenza di It, non è assolutamente anemico, è un film pieno di idee, pieno di follia, pieno anche di passione, cosa che It invece non ha assolutamente. Quindi se invece di parlare che palle questo film italiano è, cerchiamo di spingerlo un po' e facciamo capire ai giovinastri italiani che il cinema horror è questo e non è It, saremo finalmente riusciti a forse a far rinascere qualcosa in questo cinema di merda che è quello italiano. Quindi ancora grosso più applauso a Daniele Misischia per aver finalmente prodotto, diretto insieme a Manetti, prodotto e scritto con Ciccotti, un film veramente quadrato, per niente amatoriale, indipendente nell'anima e indipendente con goduria. L'indipendenza quella mostrata con gioia, perché il cinema horror deve continuare a rimanere indipendente per essere praticamente libero, perché questo si capisce che è un film libero, fatto con la passione, fatto soprattutto con una grande tecnica, con una bella scrittura. Quindi che cosa vi posso dire di tutto? Un Giorno alla Fine
Daniele Sischia, che credo debba uscire a gennaio o febbraio in tutti i cinema per la 01, deve essere visto da ogni amante dell'horror italiano, perché sennò siamo qui tutte le volte a fare il solito discorso d'Italia, l'Italia, l'Italia, chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo, non aiutate mai un cazzo di nessuno, guardate l'aiutate di Daniele perché se lo merita. Inoltre, se volete andare a vedere su YouTube, ha fatto molti altri lavori interessanti come Giorno dell'Odio, e serie TV e web series, andatevela a vedere perché meritano veramente. Quindi, che dire di più? In un giorno alla fine è il secondo film che vi consiglio di questo Frusciante al cinema speciale Festival di Roma. Quindi questo specialino di Frusciante al cinema è finito. Ho consigliato questi due film, secondo me, molto belli, italiani. Metti una notte di Cosimo Messeri in un giorno alla fine di Daniele Sischia, che spero veramente quando usciranno al cinema avranno il successo meritato, perché ripeto, questi due film sono due film che sono due casi rarissimi in una cinematografia come quella italiana, che non regala quasi mai sorprese. Queste sono state due sorprese veramente bomba, che mi portano il cuore ancora e che, come ho detto, spero che tutti voi andiate a vedere al cinema in massa per potervi dare il successo meritato, così che sia Cosimo che Daniele potranno continuare a fare il mestiere per cui sono così bravi, ovvero quello dei cinematografari. Detto questo, risaluto Eleonora che è qui a girare il video, saluto tutti i ragazzi che mi vengono a trovare, saluto i Licaoni che hanno vinto un premio a Roma e che sono in giro, sono contento con Twinkie Doo, saluto tutti i ragazzi che seguiranno questo video e che seguiranno soprattutto la mia indicazione di andare a vedere questi due cazzo di film, perché sennò questi video non servono a niente. Detto questo, un salutone a Ettore Ferrini e al Marmugi per il loro libro, speriamo che li venda a Cinemaia Late, e poi ho in ballo per me altre sorprese, la monografia, uscirà una monografia a dicembre, i primi di dicembre, e poi uscirà il meglio e il peggio a fine dicembre, primi di gennaio, come sempre. Comunque, naturalmente a dicembre ci saranno sempre i consigli, il Frusciante in Oriente e tutte le cosine che vi fanno forse a tratti felici. Quindi di nuovo un salutone da Livorno, via Magenta è tutto, un abbraccio a Enrico per la bellissima maglietta a me e alla mia moglie di A Girls Walk Alone at Night, lì come cazzo si chiamava il film italiano, e che dire di più, un bacio a Hermes per il suo nuovo corso di studi, e per il resto un buon augurio da Livorno a tutti, ed è la regola.